Una buona giornata e bentornati a Weekend Sabato, prima edizione del 2020, che ritorna al suo tradizionale format con la prima parte dedicata alle notizie e la seconda agli approfondimenti. Dunque, le notizie di questo sabato eh, ha festeggiato i suoi 17 anni Greta Thunberg, l'ambientalista di origini svedesi, che eh, giusto proprio eh, qualche mese eh, fa eh, ha iniziato le manifestazioni per promuovere politiche e comportamenti sostenibili, per quanto riguarda il clima, e soprattutto l'ideatrice del Free Days for a Future. Che ha portato nelle strade di centinaia di città del mondo in occasione degli scioperi internazionali del 15 marzo e del 27 settembre. Non ha spento candeline, ma contro il freddo svedese è tornata a protestare da dove era cominciato tutto, davanti al Parlamento svedese a Stoccolma. Nuovo raid aereo americano, nella notte a nord di Baghdad è stato attaccato un convoglio delle milizie irachene, ucciso anche un comandante filo iraniano. Intanto non si ferma l'ondata delle polemiche seguite alla morte del generale Soleimani su eh, ordine di Donald Trump. Sono, stanno arrivando in queste ore attraverso i social minacce nei confronti del presidente americano. E intanto l'Iran ha rincarato la dose chiedendo al Consiglio di sicurezza, sicurezza dell'ONU una riunione straordinaria e prendere provvedimenti contro gli Stati Uniti accusati di aggressione. Trani ricorda i 100 anni di Federico Fellini e lo fa nell'ambito della rassegna eh, Trani sul filo, organizzata dall'assessorato alle culture della città della BAT grazie anche alla collaborazione di Regioni Puglia, Teatro Pubblico Pugliese e Associazione delle Arti. Eh, si dividerà tutto in due momenti, il primo alle 18.30 con un incontro con un regista, Gianfranco Angelucci, che è stato anche sceneggiatore dell'intervista nel 1987, e poi eh, in serata tra le 21 e le 23, eh, dialogo con due cinefili, eh, Lorenzo Procacci, Leone e Anton Giulio Mancino. E poi alle 23 a Palazzo Beltrani si potranno eh, vedere una maratona cinematografica delle, eh, dei film più belli del regista. Ed eccoci adesso alla seconda parte del nostro giornale, questa volta vi vogliamo raccontare una bella storia, soprattutto di stabilizzazione di lavoratori. Accade in un'azienda eh, barese in cui sono stati stabilizzati 23 lavoratori grazie al prezioso apporto della Regione Puglia. Su questo ascoltiamo il governatore regionale Michele Emiliano. La seconda, quindi. Qualche mese fa sono venuto qui in visita e ovviamente una delle tante questioni che il, i nostri collaboratori di Nova Puglia mi avevano posto è ovviamente quella della stabilità del loro posto di lavoro. Vi ricordo che questa società purtroppo solo pochi, pochi anni fa era fondata sul lavoro interinale, su rapporti di lavoro precari. E questo ovviamente non va bene perché è una, è una centrale di appalto molto importante, tra breve diventerà una delle centrali di appalto più importanti d'Italia perché le cose stanno migliorando, anche questo sono venuto a dire qui a Inova Puglia e naturalmente la stabilità del posto di lavoro e la libertà di chi ci lavora è importantissima. Da oggi potranno votare chi gli pare perché... Non si dovranno raccomandare con nessuno, eh, è esattamente il contrario di quello che qualche ingenuo sta dicendo in questi giorni perché personale precario fa peso al, al suo destino, il, il personale che ha un contratto a tempo indeterminato fa quello che gli pare, è libero. E, e questa ovviamente è la più grande soddisfazione che io possa avere. Però c'è anche di più. Questa è una società che è importante quanto una banca, insomma, per essere chiari, eh, nel senso che maneggia miliardi di euro ed ovviamente è chiaro che ogni dipendente deve essere messo nelle condizioni di serenità per poter applicare l'articolo 97 della Costituzione, il principio di imparzialità e buon andamento nella maniera più serena possibile. Io sono venuto oggi quindi a fargli i doppi auguri per l'anno che verrà, che sarà un anno in cui Nova Puglia crescerà moltissimo e darà un contributo enorme. in chiusura la pagina sportiva. Il basket comincia l'ultima giornata del girone di andata della Serie C Silver che verrà distribuita in tre giorni. Attesa principale per il Basket Club Cirignola che sarà impegnato oggi eh, al 19.30 nella divisione trasferta contro l'Adria Bari, la capolista del torneo. Cerca dunque di completare il quadro di 12 risultati utili consecutivi, portando a casa evidentemente a anche il tredicesimo, ma non sarà semplice poi con un complicatissimo girone di ritorno in cui si cercherà di riconfermarsi. Ci saranno altre due partite oggi a completare la prima parte di questo turno, esattamente basket Lecce-Cestistica-Barletta e Monopoli-Cus-Bari. È tutto per questa prima edizione di Weekend Sabato. Grazie per averci seguito. Prossimo appuntamento con il nostro telegiornale, come sempre, stasera alle 19. Grazie per l'ascolto e a più tardi.